Se avete cliccato su questo video è perché probabilmente anche voi avete finito lo spazio all'interno della vostra PS5 e non potete più installare nuovi giochi. Beh, in questo video andremo a vedere quale secondo me è l'SSD col miglior rapporto qualità-prezzo, così da non spendere un rene, e andremo a vedere anche come montarlo all'interno della PS5. Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Pazzo. Oggi siamo qui con la mia PS5 perché finalmente è arrivato il giorno in cui vado ad espandere la memoria interna grazie a un SSD in formato NVMe, ovviamente 4.0, che davvero secondo me ha qualcosa di incredibile perché sapete il prezzo delle memorie in quest'ultimo anno, anno e mezzo, diciamo è crollato veramente giù dalla finestra. E effettivamente attualmente si possono portare a casa degli SSD anche da 2 tera, come nel mio caso, veramente a dei prezzi che una volta sarebbero stati pura follia. Sappiamo che lo spazio interno della PS5 non è molto, perché 825 giga sì, non sembrano così pochi, però effettivamente se consideriamo 70 giga destinati esclusivamente al sistema operativo, comunque altre cose che non possiamo toccare, allo spazio disponibile all'interno della nostra PS5 si traduce in sostanza in 600 e rotti giga. Quindi davvero vi bastano installare pochi giochi, magari anche tra i più pesanti, e vedete lì che insomma lo spazio lo finite in veramente pochissimo tempo. Ma per fortuna oggi, vi ripeto, siamo qui con un SSD che è questo che vedete qua, il Fangxiang S770, che davvero ho pagato un prezzo, mi verrebbe da dire ridicolo, no, perché comunque si tratta di 105 euro, che non sono pochi, però davvero per quello che stiamo acquistando è un prezzone, perché un SSD con le prestazioni che ha questo qui e che vedremo fra poco, davvero fino a un anno fa ci costava almeno 300 euro. Un disco solido del genere attualmente lo possiamo pagare tra i 105 e i 15-20 euro in base a dove lo comprate, e io l'ho preso da AliExpress. So che questa cosa potrebbe spaventare diversi tra voi, però sappiate che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, comunque AliExpress si è rinnovato molto, perché al momento attuale possiamo comunque pagare tramite PayPal, volendo anche con le 3 rate, quindi davvero siamo praticamente al sicuro. Ovviamente vi ricordo insomma di controllare sempre il venditore da cui acquistate, e magari se siete un nuovo account mi raccomando sfruttate i vari coupon e anche magari gli sconti di benvenuto e queste cose qua. Io effettivamente, avendo già un account di AliExpress, l'ho fatto acquistare a mio fratello, che invece non era ancora registrato, e insomma siamo riusciti a pagarlo 105 euro al posto di 111. Quindi sì, sconti di pochi euro, però comunque sono soldi alla fine. Ma se non volete sbattervi su AliExpress, c'è sicuramente il metodo più veloce, cioè prenderlo su Amazon, perché effettivamente questo esatto modello è disponibile molto spesso anche da Amazon a prezzi comunque molto interessanti, che vanno tra i 115 e i 125 euro. Quindi in realtà sì, sono pochi euro in più. Comunque ecco, con Amazon vi arriva sicuramente più in fretta. In realtà anche da AliExpress ci ha messo una decina di giorni, quindi in realtà non è chissà quanto. Però ecco, se non volete rischiare queste cose qua, non volete acquistare da AliExpress, sappiate che lo trovate benissimo anche su Amazon. E riguardo a questo, ovviamente ci sono anche tanti altri modelli di SSD che magari vedremo più avanti, che effettivamente sono compatibili, e magari ecco, ve li lascio linkati qua sotto nella descrizione, link di Amazon. E ricollegandomi sempre a questo, io vi ricordo come sempre di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati riguardo ai prossimi video. E ovviamente vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram di offerte, dove anche lì trovate le migliori offerte per quanto riguarda Amazon e videogiochi, l'hardware. Quindi soprattutto se state cercando un SSD da 2 tera in formato 4.0, magari da 1 tera, da 500 giga, quello che volete voi, ecco, iscrivetevi al canale Telegram, perché lì passano, ecco, diverse offerte anche relative a questi dischi. Detto questo, seguitemi su Instagram e ora riprendiamo col nostro SSD e col nostro upgrade. Quindi per non perdere altro tempo, direi ora di andare a fare l'unboxing di questo disco e poi di montarlo all'interno della PS5. Ecco, all'interno della scatola troviamo subito il nostro SSD con anche il dissipatore di calore e tra l'altro incluso anche un piccolo cacciavite con anche le varie vitine, cioè alla fine ne basta una per avvitare l'SSD alla console, ma anche lì teoricamente dovrebbe essere già inclusa all'interno della PS5. Quindi, detto questo, ecco, vi faccio vedere all'interno com'è. Eccoci qua con tutto il contenuto della scatola. Qui vediamo l'SSD
in tutto il suo splendore, davvero devo dire bello pieno di componenti. Infatti, vi ho detto, ha delle specifiche di tutto rispetto. E comunque, ecco, avete anche, vi forniscono diversi pad termici proprio per andare poi a raffreddare l'SSD e poi diciamo andarlo a chiudere. Quindi ecco, sì, a questo servivano le varie vitine che trovate all'interno, poi c'è la vitina questa qui invece che vi serve per magari chiudere, ecco, fissare l'SSD poi all'interno della PS5. Detto questo, direi ora di passare al, insomma, al montaggio vero e proprio e come smontare la PS5, che anche qui insomma è un argomento sempre di molto interesse, quindi direi di iniziare subito. Come prima cosa ovviamente andiamo a montare l'SSD nel suo dissipatore. E per fare questo ovviamente avremo bisogno delle vitine e volendo del cacciavite che ci viene fornito, se no vi ricordo sempre link in descrizione, cacciaviti insomma utilissimi per quanto riguarda l'elettronica che utilizzo io. Quindi detto questo iniziamo partendo subito togliendo le pellicole protettive, mi raccomando, dei vari pad termici perché sennò ovviamente l'effetto dissipante poi non c'è, quindi mi raccomando togliete le pellicole, io questo lo metto qui sul fondo facendo attenzione insomma di coprire un po' tutto, alla fine sono già tagliati la misura giusta quindi non dovreste avere problemi, quindi questo facciamo così, opla, mettiamo la plastichina di qua, ok, mettiamo ora l'SSD, lo metto in questo verso così, più o meno, siamo giusti, dovrebbe sbucare un pochino dalla cima e anche dall'altro lato poi per fissare la vite effettivamente, quindi credo che così sia il metodo corretto. Lo scopriremo presto comunque in caso se è sbagliato. Ecco, adesso con questa inquadratura cercherò di mostrarvi come andare ad aprire la PS5 e montare questo SSD. Come prima cosa ovviamente prendiamo la PS5 e la mettiamo sul tavolo parallela in questo modo e dobbiamo cercare di togliere la base, ovviamente se tenete la console in verticale avrete la base sotto e cerchiamo di toglierla, insomma è abbastanza grossa, magari anche con una moneta qualcosa si riesce a togliere, ma se avete un cacciavite ovviamente è meglio e in questo caso appunto vado a svitare la vite che tiene la base, che ovviamente sorreggete la PS5 se no vi casca, vi si frantuma, no, non dovrebbe rompersi più di tanto però comunque sicuramente non gli fa piacere e qui abbiamo la nostra PS5, ovviamente se c'è un po' di polvere questa è la buona occasione per pulirla per bene e adesso andremo a sollevare la paratia, quella vicina al lettore Blu-ray, che non è questa ovviamente, ma è quest'altra, questa qui. Adesso con calma, io in realtà l'ho già aperta in passato, quindi sicuramente si aprirà con più facilità. Voi se è la prima volta che l'aprite, so già che appunto è un po' complicato la questione, però se eseguite questi passaggi, insomma, al massimo vi scivolerà un po' via, vi scapperà via. Però insomma dovreste riuscire ad aprirla senza fare troppi danni. La cosa che dovete fare da questo lato, ma anche dall'altro se volete aprirla, soprattutto per pulire un po' la vostra PS5, è questa. Sollevare la linguetta che sta nella parte posteriore della console. Sollevare di qua, magari mettete le dita nelle prese d'aria, così insomma spingete verso il basso. Magari un dito ecco qua sopra per tenere che non scappi. E l'altro dito della vostra mano sinistra che spinga verso di là. E così dovrebbe venire fuori. Eccoci. E appunto, ci è voluto un attimo di forza. Se non vi viene subito, fate un po' di tentativi, fate una pausa, tranquilli. In caso, ecco, vi volerà fuori dalla finestra, come è successo a me la prima volta. Già che ci siamo, qui diamo una bella pulita alla console. E magari con l'aiuto anche di un compressore, insomma qualcosa. Teoricamente dall'altro lato ci sono anche delle bocchette, no, queste sono per le viti. Comunque ci sono delle bocchette simili da cui potete con l'aspirapolvere risucchiare la polvere che c'è all'interno. Se volete ovviamente fare una cosa più approfondita dovreste ecco, andare a togliere questa parte qui, sganciare la ventola, tirarla via. Effettivamente un bel po' di polvere c'è, quindi probabilmente prima di andare a richiuderla poi
andrò a, ecco, anche insomma a dargli una pulita, in questo caso però credo col compressore, perché di smontare tutta la PS5 non ho voglia, e tra l'altro non è neanche l'argomento di questo video. Quindi siamo qui con il nostro slot M2 PCI Express 4.0, ovviamente col cacciavite. Andiamo a rimuovere la vitina con i simboli della PlayStation e sotto appunto c'è il nostro slot di espansione. Andiamo a rimuovere anche questo, insomma, questa copertura, e qui sotto, eccolo qua, c'è il nostro slot. Lì c'è la presa, qua sulla sinistra, spero insomma che si veda abbastanza in video, e andiamo a smontare qua la vitina. Tra l'altro qui, se avete un SSD più lungo dello standard, che diciamo sono 80 mm, volendo potete spostare questo anellino, vedete? Se avete un SSD NVMe lunghissimo, cosa che boh, cioè non credo neanche di aver mai visto, lo potete spostare qua in fondo. Se ne avete uno più corto, lo spostate qua, capito? Quindi sì, ecco, adesso la mettiamo qui. E andiamo a inserire l'SSD 4.0. Ovviamente facendo attenzione a come lo inseriamo. Ovviamente, ecco, qui mi sono accorto di una cazzata che ho fatto, cioè non sapendolo, ovviamente era difficile, però l'ho montato al contrario, perché l'attacco, vedete qui la scanalatura, è in realtà cioè nella console sta dall'altro lato, quindi dovrei capovolgerlo. Il problema è che se lo capovolgo il dissipatore poi non ci sta più lì sotto, quindi perché ovviamente c'è più spazio di qua, mentre qui ce n'è meno, quindi devo andare a smontare il dissipatore e mettere l'SSD in quest'altro verso. Ok, eccoci qui dopo aver montato l'SSD nel senso giusto, almeno per la PS5, quindi andiamolo a infilare, ovviamente cioè un po' in obliquo, ok, e poi lo andiamo ad abbassare. Perfetto, ci sta il dissipatore, non va neanche a urtare, diciamo, la copertura che sta sopra, quindi diversamente da altri SSD sempre 4.0, magari che insomma hanno dei dissipatori un po' più grossi, quindi davvero niente male. Andiamo a stringere, non troppo perché alla fine non serve che sia strettissimo, tanto il contatto sta qui e bene o male già è bloccato. Quindi andiamo a pulire anche un po' questa, che vedo che c'era qua un po' di segni di polvere. E adesso appunto richiudiamo la console. Io in realtà adesso andrò anche a pulirmela, quindi noi ci rivediamo, ecco, dopo la pulizia. Che magari, ecco, scrivetemi se volete, insomma, nei commenti, se volete vedere un tutorial su come aprire la console e magari pulirla, potrei pensarci, insomma. E ora ragazzi, momento della verità, la console per fortuna si è riuscita a leggere l'SSD, è tutto a posto e quindi come prima cosa ci chiede di formattare insomma l'SSD M2 che gli abbiamo messo e poi ci fornisce anche la velocità di lettura che insomma ne riscontra una di 6500 MB al secondo, anche se effettivamente l'SSD sarebbe in grado di arrivare a velocità più elevate. Comunque dal sistema, insomma dalle impostazioni, vediamo subito che appunto l'SSD è riconosciuto, il Fangxiang S770 da 2 Tera, effettivamente lo spazio libero è proprio di 2 Tera, quindi davvero possiamo, ecco, mettere tutti i giochi che vogliamo praticamente. Io adesso vado a spostare circa 300 giga di giochi e veramente in 5 minuti, neanche 4 minuti, riesce a spostare subito, ecco, tutta questa quantità di giochi. E adesso direi di passare alle conclusioni. Ed eccoci qua ragazzi, dopo aver montato l'SSD e aver visto subito le prestazioni che ha effettivamente sulla PS5. Davvero, probabilmente, ecco, il test, il benchmark che fa non è proprio perfetto al 100%, visto che la velocità riscontrata sulla PS5 è di 6850 MB al secondo, quando in realtà almeno su un PC con interfaccia 4.0 dovrebbe essere all'intorno, insomma, all'incirca di 7200 MB, se non anche di più. E io purtroppo non ho nessun PC con interfaccia 4.0, purtroppo, quindi non ho potuto fare altri test. Fatto sta che davvero anche le prestazioni, la velocità proprio di spostamento dall'SSD principale all'SSD, insomma questo Fangxiang S770 di circa 300 giga, 320 giga, è stata davvero qualcosa di velocissimo, perché davvero sono bastati
4 minuti più o meno e ha spostato questa enorme quantità di dati. Quindi io davvero posso ritenermi più che soddisfatto dell'acquisto e consiglio anche a voi, insomma, se state appunto cercando un metodo, insomma, un hard disk, un SSD per upgradare la vostra PS5, non posso far altro che consigliarvi questo Fangxiang. Ovviamente se al momento in cui state guardando questo video, che magari sono passati mesi, anni, oddio, non lo so, da quando è stato rilasciato e magari questo SSD non è disponibile, vi ricordo di guardare i link che trovate nella descrizione, dove ovviamente troverete altri SSD equivalenti che magari nel momento in cui starete guardando questo video magari costeranno di meno, costeranno di più. Ovviamente, ecco, date un'occhiata e vi ricordo, ecco, di iscrivervi al canale Telegram di offerte, dove, ecco, lì trovate tutte le offerte anche riguardo a questi SSD. E anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Io, come sempre, non posso far altro che consigliarvi due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Il primo è sicuramente quello della riparazione del DualSense dopo, insomma, la rottura delle molle dei grilletti L2 ed R2. Video, insomma, che vi invito a guardare soprattutto se avete questo problema. E il secondo video che vi consiglio, sempre legato all'argomento console, è quello della retrospettiva del NES, la prima console Nintendo, se siete amanti delle cose un po' più retro. Come sempre, io vi ringrazio per aver visto questo video e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi!